Ciao amici di Uncinetto, bentornati. Per prima cosa vi voglio augurare buon Natale. Infatti il tema di questo video, come potete vedere, è il Natale, che per noi che facciamo Uncinetto è sempre fonte, insomma, di ispirazione sia per i regali ma anche per le decorazioni, per esempio. Infatti in questo video voglio fare con voi due piccole decorazioni molto simpatiche e partiremo con lui, la faccia di Babbo Natale. Eccola qua. Poi, nella seconda parte del video, faremo invece questo piccolo alberello. Eccolo qua, davanti e dietro. Allora, io con queste decorazioni ho fatto, diciamo, tante cose, nel senso che questa piccola faccetta può diventare sia un'applicazione da attaccare a qualche cosa, insomma, che avete e che deve diventare natalizio, oppure, come potete vedere, ho messo su una piccola spilla da cucire e diventerà un regalino per le mie colleghe, oppure può diventare un chiudipacco, e la stessa cosa anche per l'alberino. Addirittura l'alberino lo faremo con il gancetto e potrà anche essere appeso all'albero, per esempio. Vedete? Sono idee molto carine che ora faremo insieme. Cominciamo quindi da questa banda di Babbi Natale, che poi vedrete sono anche veloci da fare, quindi ne potrete fare veramente un gran numero. È per quello che si presta molto, diciamo, ai piccoli pensieri da fare a grandi gruppi di persone. Allora, useremo per questo lavoro Anchor, il Creativa Fino, nei colori bianco per la barba, rosso acceso per il cappellino, un rosa chiaro, sono tutti i Creativa, e poi per le piccole rifiniture nere ho usato il Freccia, il 6, sempre Anchor, e poi avete bisogno di una piccola perlina per fare il piccolo tocco sul cappellino. Allora, cominciamo con il rosa. Lo lavoro con un uncinetto da 3. Cominciamo con il cerchio magico. Se avete problemi con questa tecnica vi rimando al video specifico. E chiudiamo il cerchio magico con 2 catenelle, perché lavoreremo maglie alte. Ora dobbiamo fare 6 maglie alte dentro il cerchio. Questa è la sesta, non la chiudo perché devo introdurre il bianco. Taglio il rosa, prendo il bianco e lo introduco dentro l'asola che non è ancora chiusa. Ecco qua, e finisco la maglia alta. Ora continuo con 6 maglie alte con il bianco, prendendo tutte le codine e lavorandoci sopra. Quindi carico, e faccio la maglia alta, ne faccio 6. Finita la sesta, ora devo chiudere sopra la prima maglia alta rosa che avevo fatto. Chiudo il cerchio magico con la codina rosa, questa, quella giusta, qui poi taglierò tutto, e quindi chiudo sulla prima maglia rosa, è questa qua. Allora, con il rosa abbiamo finito, ora ci spostiamo qua su e facciamo i capelli. E devo fare una catenella e una maglia bassa. E devo fare una catenella e una maglia bassa nello stesso spazio in cui mi trovo.
Poi continuiamo con gli aumenti, quindi devo fare 2 maglie basse qui, 2 maglie basse qua, e sto facendo i capelli sopra sopra il viso, 2, 2, 2, e chiudo sulla prima maglia alta del giro, eccolo qua. Poi faccio ancora 2 catenelle, una maglia alta dove mi trovo in questo momento, e ora faccio gli aumenti col bianco, quindi 2 maglie alte nella successiva, 2 qua. E chiudo in basso, lo faccio rivedere, e chiudo proprio alla base delle maglie alte che abbiamo appena fatto, non sulla maglia bassa, ma qui sotto, qui, e con il bianco ho finito. Taglio il filo che poi mi servirà per far nascondere tutte le codine. Ecco qua. Ora facciamo insieme il cappellino. Prendiamo il rosso e lo introduco nel lavoro. Una catenella, una maglia bassa dove mi trovo. E ora faccio tutte maglie basse qua su, senza aumenti. Tutte maglie basse senza aumentare. Fino qua, eccola qua. Poi 2 catenelle, giro il lavoro, una maglia alta esattamente dove mi trovo, così, 2 catenelle e maglia bassissima di chiusura sempre nello spazio in cui ho lavorato, ed eccolo qua. Ed ecco che il cappellino è finito. Ora farò sparire tutti i filini, cucirò con Anchor gli occhietti, userò lo stesso rosso per la bocca con dei piccoli nodini in questo modo, e poi ci metterò la perlina. Ed ecco, Babbo Natale è finito. E ora è il turno degli alberelli, che sono anche più facili di Babbo Natale che abbiamo appena fatto, però ve lo faccio vedere così avrete 2 alternative, insomma, per fare le vostre decorazioni di Natale. Allora montiamo, io monterò è molto a piacere, monterò 10 catenelle, ok, il mio è solo un esempio, poi potrete farlo più grande, più piccolo. Lavoriamo tutte le maglie basse. Questa non è nient'altro che la lavorazione triangolare. Facciamo tutte maglie basse fino ad arrivare alla fine. A questo punto faccio una catenella per alzarmi e faccio subito una riduzione, una diminuzione. Quindi entro nell'asola del primo punto disponibile, nella seconda, e chiudo il punto per fare la diminuzione di maglia bassa.
e vado avanti a fare maglie basse fino alla fine del giro. Ora facciamo il terzo giro, catenella di alzata, mi giro e faccio la diminuzione. Quindi cosa farò? Le diminuzioni le faccio solamente ad inizio giro, così da distribuire le diminuzioni sia da una parte che dall'altra e formare il triangolo. E eccolo qua, catenella, giro, diminuzione. Se volete che il vostro alberello sia anche più sostenuto, lo potete fare anche doppio, cioè fare due triangoli e poi cucirli insieme. Ecco infatti che sono arrivata in cima all'alberello, faccio l'ultima diminuzione. Taglio il filo ed è finito. Questo poi dopo al solito lo nasconderò dentro il lavoro. Allora, una cosa, ora comincia invece la parte decorativa, la parte divertente. Potete fare sia piccoli cerchietti anche con i vostri filati, oppure potete usare come me bottoni o piccole applicazioni. Questa è una stellina che trovate qui linkata, è un altro mio tutorial. Questa è la stellina piccolissima che potete usare. Poi per fare semplicemente il tronco, insomma, dell'albero, prendo il marrone, lo inserisco nel lavoro e faccio due giri con tre maglie basse. Se volete, insomma, ora faccio anche vedere. Comunque semplicissimo, vado sulla metà, prendo il marrone, porto dentro, mi tiro su, faccio 3 maglie basse, o meglio vedo di mettermi, ne faccio 2, vedete, così sono proprio centrata, mi alzo con la catenella e faccio altre 2 maglie basse e così ho finito anche il piccolo tronco. Eccolo qua, siamo arrivati alla fine di questo tutorial natalizio. Spero che vi sia utile per chiudere magari i vostri regalini o per abbellire i vostri maglioni. Possono avere veramente tanti usi. E con l'occasione quindi vi saluto, vi auguro ancora buone feste, un bacione da Fabiana, ciao a tutti.